Dietro quelle montagne c'è Genova, dove solo un mese fa c'è stato un morto a causa dell'alluvione. Qua giù in fondo, Chiavari. Qui a Chiavari si cerca di liberare i sottopassaggi che si erano allagati del tutto. Questo è un sottopassaggio, sovrapassa il treno. E qui adesso c'è tutto fango. Sta cercando di liberare con l'autopompa questo scantinato. È una palestra questa. Il fiume è entrato qui nella sala ristorante di quest'albergo. Abbiamo visto iniziare a venire acqua marrone di fango, abbiamo capito che era uscito il Rupinaro, che è il fiume qua vicino. Inizia a scendere la terra dalle colline terrazzate e a quel punto si tappa tutto, si tappano i tombini, si tappa qualunque cosa e l'acqua esce da tutte le parti. Questa è la via principale di Chiavari. Qua vedete questo negozio, è stato praticamente distrutto dal fiume. Qui tutti i mobili dalle cantine sono stati tirati fuori. E qui è tutto pieno sotto d'acqua? Pieno, tutto pieno. E prima arrivava fino a qua sopra? Ce n'è ancora un metro. Allora, qui sono arrivati anche i mezzi dell'esercito ieri, chiamati dal governatore della regione Burlando, e vedete, da ieri notte stanno qui cercando di liberare garage come questi dall'acqua. Qui i militari stanno cercando di svuotare le fondamenta di questo palazzo perché l'acqua si è infiltrata e c'è anche il pericolo per la struttura. Noi abbiamo smesso di lavorare a Genova circa 4 giorni fa, una settimana fa, con gran parte degli uomini che sono presenti anche oggi qua a Chiavari. È appena finito da una parte una nuova alluvione. Questo è uno dei punti che viene tenuto costantemente sotto controllo dall'esercito perché in questo punto l'argine si è già rotto, come potete vedere qui, e c'è il rischio che anche quest'altro blocco si possa staccare. Da ieri si era aperto di 20 centimetri più o meno. Cioè, quindi prima erano di pochi centimetri, adesso è mezzo metro quasi. In questo momento il fiume Rupinaro che attraversa il centro di Chiavari, lo vedete che scorre basso, solo 2 giorni fa ha superato quell'argine, quindi era oltre 2 metri più alto rispetto adesso. Questo che mi trovo adesso sopra io è l'argine che è crollato. Il fiume è entrato dall'argine all'interno del giardino ed è arrivato fino a qua, riuscendo a sfondare completamente questo muretto e poi è entrato qui dentro, sotto in queste... qui cos'è? Un appartamento, una cantina? Una cantina. Vedete, l'acqua adesso arriva soltanto fino alle ginocchia, prima arrivava fino a qua sopra. Per questi danni qui chiederete un rimborso per tutte queste cose che avete perso? Avete fatto le foto? Sì, le foto sono state fatte, ma dato che c'è stata già l'alluvione 10 anni fa, mi avevano detto di fare un discorso di rimborso, eccetera, eccetera. Era stato... Quanti soldi l'hanno dato 10 anni fa? Sì, guardi, ho messo gli occhiali perché io non ho ancora visto niente. Guardate qui, sono i vigili del fuoco e guardate lì il fiume... Ha distrutto proprio la parete di quell'appartamento. Qua c'aveva il letto, questa era la cameretta. Guardate, quella è la parete, lo spessore della parete. Sono uscito sì nel terrazzo e praticamente c'aveva il Rupinaro che era più alto di me. C'era le onde, il Rupinaro sarà stato 2-3 metri sopra di me. Sì, quando tu li vedi per televisione, uno li vede, mangi, sì, ma sì, li guardi, poverini, questa gente alluvionata, non pensi. Invece ragazzi, è così. I poveri.
poverini che ieri guardavano in televisione le tragedie degli altri, quando li vedo da vicino hanno volti rassegnati. Buttano fuori il fango, tolgono le macerie dalle loro case. Non hanno tempo per la rabbia oggi e sembrano quasi abituarsi alla tragedia. Questo è il ponte nuovo che è stato costruito quest'anno, appena inaugurato. Qui erano morti soltanto un anno fa Lino e Claudio, il 22 ottobre 2013, vedete? E già guardate qui sotto, l'argine è crollato e ora sono in pericolo le fondamenta del nuovo ponte. Salve. Saluto. Dov'è la sua casa? Sono lì, Rosa, della prima. Accanto proprio a quella su cui è caduta la frana. Ma la sua casa anche è stata danneggiata? È entrato il fango dentro, c'è tanto fango così. Ha rischiato anche lei, quindi? E c'ero dentro. Questa è la casa che è ancora in piedi, ma all'interno è piena di fango. E lì accanto c'era la casa che è stata completamente distrutta. Vedete, scorre ancora un piccolo fiume d'acqua, è da lì che la montagna è venuta giù. È uno scorrimento veloce di detrito e fango, si è proprio liquefatto il terreno e è scivolata una porzione superficiale della collina. Carlo e Franca non ce l'hanno fatta a scappare, li hanno trovati che cercavano di uscire dalla loro casa travolta dal fango. Lo vedete, qua c'è il tetto, ci sono le ciabatte. Dopo il disastro a Chiavari arrivano il presidente della regione e il capo della protezione civile. Gabriele, mi hanno detto che l'esercito non doveva venire, invece stai lavorando tutti insieme? Sempre, come al solito. Fino a ieri litigavano sulla gestione dei soccorsi, oggi sono qui, uno accanto all'altro, ad ascoltare i sindaci della zona. A Chiavari non c'è stato un morto. Quelli come il sindaco di Chiavari, che per i vincoli del patto di stabilità, nemmeno dopo l'alluvione può usare i soldi che ha in cassa. E quelli che accusano lo spreco di risorse implorano un aiuto per tamponare l'emergenza. Con tutte queste leggi, con tutti questi prelievi forzosi che lo Stato fa, non so se è giusto o non giusto, noi non abbiamo più una lira. Noi ci accingiamo ad avere un'altra settimana di passione. Le previsioni meteorologiche non sono delle migliori. Maltempo è ancora allerta in Liguria, preoccupazione anche in Piemonte, forti piogge, laghi esondati, frane e traffico in difficoltà. Ancora un morto per una frana, questa volta in provincia di Biella. Maltempo imperversa ancora in diverse regioni, la pioggia porta nuovi disagi. Torna l'allerta stasera su Liguria e Piemonte. Molti negozi con l'allerta 2 hanno messo dei pannelli per evitare che l'acqua entri all'interno, come è successo in passato, o i sacchi di sabbia qui già pronti. Guardate a che livelli è arrivato il fiume Bisagno. Qui siamo sull'autostrada all'interno di Genova, una sorta di tangenziale, e guardate quanta acqua. Obbligo di uscita per allagamento, quindi dobbiamo uscire qui all'aeroporto, non si può procedere. L'acqua sta per arrivare. Tra poco potrebbe entrare dentro il negozio. Sì, già è entrato, guarda. Sta entrando. Sì, sì, pieno. Non ce la facciamo più. Il mese scorso e questo mese, io sono una negoziante, abbiamo la merceria, la profumeria e tutti. Siamo sempre in mezzo alla strada in questa situazione. Senza nessuno, solo l'altra sera abbiamo avuto, per fortuna, tutte le forze dell'ordine. Oggi non riescono a mandarci nessuno. Non sappiamo, siamo disperati, non sappiamo più come fare. Proviamo ad avanzare, anche se qua c'è proprio un fiume d'acqua che ormai ha invaso la strada. Qui
e bar hanno sollevato tavolini, sedie e ambulanze che arrivano giù dalle colline dove ci sono state delle frane nel frattempo, perché sono esondati due torrenti. Non è facile abituarsi ai disastri così. Sono bloccato qua, non riesco a attraversare, ho paura. Guardate a che livello è arrivato qui il fiume, il torrente. Come si chiama questo torrente? Porcevera. Ecco, il torrente Porcevera, guardate. Qui la strada accanto è diventata un altro fiume. Su in alto, in montagna, è già uscito in vari punti. E qui, vedete, c'è stata anche una frana. Ci sono tre persone dentro l'azienda. Dove? Lì in quel capannone grigio. E laggiù il fiume rischia di uscire perché sta continuando a piovere. Via dal monte! Forza, signore, via! Sono solo un'immagine da qui, andiamo via subito. Via, no, via di qua, non venite a parte.